Ciao a tutti, io sono Giulia e vi do il benvenuto sul mio canale. Sul mio profilo Instagram vi ho chiesto di farmi delle domande a tema sessualità, masturbazione, porno, sex toy e chi più ne ha più ne metta. Mi sono arrivate tantissime domande, cosa che non mi aspettavo, ma ho selezionato le più interessanti per rispondere in questo video. Direi di partire con quelle domande che richiedono una risposta breve e veloce per poi fare quelle più discorsive verso la fine del video. Allora, la prima domanda che mi è arrivata è: qual è la tua categoria di porno preferita? Sarò sincera, dipende sempre dal mood, nel senso che in base a come mi sento quando decido di guardarne uno, vado a scegliere determinate categorie rispetto ad altre. Però se devo dare una risposta, preferisco gli amatoriali e i video con le ragazze. In generale, una qualsiasi cosa, basta che ci siano le ragazze. A proposito di preferiti, un'altra domanda che mi è arrivata e che probabilmente avrà una risposta simile è: qual è la tua posizione preferita? Anche qua dipende dal mood, però se devo dare una risposta preferisco quelle posizioni in cui riesco a guardare la mia partner o il mio partner in faccia, cioè preferisco il contatto visivo. Poi, rimanendo sempre a tema preferiti, mi è arrivata la domanda: qual è il tuo sex toy preferito? Ve lo vado a prendere. Devo staccare tutto. Vabbè, devo andarlo a prendere. Perché ce l'ho. Eccomi. Allora, non ne ho solo uno. Io, allora, ho un bel po' di sex toy che ovviamente non posso mostrare qua. Allora, il mio preferito, sto guardando se ci sono i vicini che guardano. Allora, la mia preferita è questa. È enorme, è praticamente una specie di microfono vibrante. Ovviamente solo questa parte vibra. Io non pensavo che un toy così potesse piacermi e invece adesso è il mio preferito, nel senso che non ne posso fare a meno. Poi un altro toy che adoro sarebbe quello qua dentro, che sarebbe un dildo, quindi non posso mostrarvelo per evitare blocchi sui social, quindi ecco, andate di immaginazione. Passiamo invece adesso alle domande più discorsive. Mi è arrivata questa veramente bellissima. La domanda è: se dovessi girare tu un porno da regista dietro la macchina, cosa vorresti realizzare? Questa domanda l'ho trovata meravigliosa perché è una cosa a cui io penso spesso quando guardo questi video. Ci sono delle cose che secondo i miei gusti personali dico: questa cosa non l'avrei fatta, oppure io avrei fatto quest'altra cosa. Non sono una regista, però dico, a gusto personale io farei determinate cose rispetto ad altre. Io penso proprio che creerei un video, più che altro, con ciò che piace a me. Però sarebbe solo un punto di partenza, perché io penso che da regista starei molto attenta, o comunque darei molta importanza a cosa provano gli attori che stanno lavorando con me, perché io vorrei che gli attori godessero davvero, cioè che quello che propongo effettivamente all'attore piace. Perciò farei molta attenzione a come si sentono gli attori. In poche parole, cercherei di rendere la cosa veramente piacevole, non solo una recita o qualcosa di artificiale com'è solitamente il porno. Vorrei creare un ambiente e un video finale molto confortevole. Ecco, andrei più che altro in quella direzione. Un'altra domanda, sempre a tema porno, è stata: credi che il porno possa portare ad avere problemi di autostima o ansia da prestazione a letto? Allora, un po' ho risposto nel video che avevo fatto proprio dedicato alla pornografia. Secondo me, ni. Allora, dipende sempre tutto da tanti fattori, non tanto dal prodotto in sé. Ad esempio, se io ho già una buona autostima, posso guardare questi contenuti senza sentirmi minacciata dalla perfezione di questi corpi, perché ricordiamo sempre che chi lavora nel porno è volutamente molto bello a livello fisico, perché il porno deve piacere. E esattamente come nella moda, ad esempio, i modelli vengono scelti in base a determinate caratteristiche, e se non hai quelle caratteristiche magari ci sono altri modi per fare sempre lo stesso lavoro, ma diciamo che
si hanno dei vantaggi se invece rispetti già quei determinati canoni. Non so se mi spiego, però certo essere bombardati da determinate immagini sicuramente può creare in una persona un po' più insicura dei problemi di autostima. Per quanto riguarda invece l'ansia da prestazione, stessa cosa. Sicuramente per quello che ci fanno vedere nei porno, alcuni di noi si possono fare delle aspettative altissime e pensare che se non sono esattamente come quello che hanno visto nei video, allora la loro prestazione, che poi è bruttissimo parlare di prestazione perché dà proprio l'idea di qualcosa che si fa per essere giudicati, e non deve essere assolutamente così. Cioè il sesso deve essere un momento di intimità emotiva e fisica con l'altra persona, non tanto un'azione fine a se stessa. Nel caso non fossi stata chiara, scrivetemelo nei commenti e cercherò di rispondervi come posso. Passiamo adesso a un'altra domanda personale che mi è arrivata, ossia: quando hai avuto la tua prima esperienza e cosa hai provato dopo? Allora, la mia prima esperienza l'ho avuta a 18 anni con il mio primo partner e devo dire che sono molto contenta di come sia andata, perché è stata una cosa molto graduale, era la prima volta per entrambi, quindi entrambi abbiamo cercato di ascoltarci molto e di comunicare molto. Abbiamo lavorato più che altro sul conoscere il corpo dell'altro e abituarsi alla fisicità dell'altro prima di arrivare alla penetrazione vera e propria. E cosa ho provato dopo? Sono sempre stata molto tranquilla, quindi non so effettivamente come rispondere a quest'ultima domanda. Un'altra domanda molto bella è stata: ti sei sempre sentita a tuo agio nel parlare di questi argomenti? Come e quando hai iniziato a parlarne? Se mi sono sempre sentita a mio agio, la risposta è no. È una cosa su cui ho lavorato molto e su cui ci lavoro ancora adesso. Ho iniziato a parlarne più che altro perché vedevo che c'era il bisogno di farlo. E ho iniziato a interessarmi a questi argomenti, penso ai tempi delle medie, perché tutti iniziavano a parlare dei primi rapporti, di tutte queste cose che ci facevano sentire grandi, però effettivamente non c'era nessun adulto che mi spiegava come effettivamente affrontare queste cose, e quindi diciamo che essendo io di natura una persona molto curiosa, molte cose me le sono cercate da sola, ed è così oltretutto che ho anche scoperto il porno, perché nessuno mi spiegava come funzionasse un rapporto eccetera. Sapevo che c'erano questi video in cui potevi vedere un rapporto anche completo e quindi ho iniziato a guardarmi porno perché nessuno mi spiegava come funzionassero queste cose. Poi piano piano ho iniziato a trovare persone disposte a parlare di questi argomenti, e quando ho iniziato effettivamente a confrontarmi con altre persone mi sono resa conto di quanto bisogno ci fosse di sdoganare determinati argomenti. Così piano piano ho iniziato a parlarne su YouTube. Poi una domanda che si può collegare a questa è stata: come vivi questa apertura al dialogo su certi temi in famiglia? In famiglia ho sempre avuto un po' di blocchi nel parlare di queste cose, diciamo che molti tabù nascono anche dal mio ambiente familiare. Piccola parentesi, i miei genitori lo sanno che io parlo di questi argomenti, così come lo sanno anche i miei parenti che mi seguono sui social. Non so esattamente che cosa pensano, ma non mi interessa, o perlomeno non mi interessa più, perché non è un argomento su cui voglio creare ulteriori tabù, perché già ce ne sono abbastanza. Se poi anche io mi freno, non ne parlo, va a finire che veramente nessuno si sblocca e nessuno ne parla. Un'altra domanda molto bella è stata: secondo te i pregiudizi nella società limitano l'uso dei sex toy e la sperimentazione di nuove cose? Come potete vedere è tutto collegato alla fine, assolutamente sì. È un po' il motivo del perché molti di noi si vergognano ad andare a comprare dei preservativi, perché quando vai a comprare un preservativo... Oddio, un passerotto! Ciao! Dicevo...
Il fatto di andare a comprare un preservativo sta praticamente facendo capire a tutti che tu fai sesso. E il fare sesso nella nostra società è ancora una cosa tabù, che o fai per procreare o nulla, cioè o lo fai per quello o niente, perché se lo fai per il semplice piacere di farlo, assolutamente no. E questa è una cosa veramente orribile, perché è come se non venisse neanche preso in considerazione il lato desiderio o puro piacere, perché alla fine il sesso può anche essere fatto semplicemente perché ci piace. E questa cosa si collega anche ai sex toy. Almeno per esperienza personale io parlo spesso dei sex toy, perché cerco di spingere le persone e incoraggiare le persone a provare cose nuove anche da quel punto di vista, perché i sex toy ti permettono di sperimentare nuove cose. Quindi per esperienza personale posso rispondere con un grandissimo sì. E purtroppo dico sì, perché se tutti riuscissero a parlare più apertamente di queste cose sarebbe una cosa molto più positiva per tutti, secondo me. Arrivando all'ultima domanda, credi che il piacere provato da soli influisca poi su quello provato in intimità con altre persone? Su questo penso di averci fatto un video, quello sui benefici della masturbazione. Assolutamente sì, può influire, ma in modo molto positivo. Ovviamente ci sono dei contro anche in questo caso, perché i contro ci sono sempre, perché magari se una persona riesce poi a provare piacere solo da solo o da sola, poi va a finire che non si godrà più il sesso con altre persone, quindi in quel caso può influire negativamente. Però vi posso assicurare che sono molti di più gli aspetti positivi. Questo perché se noi conosciamo noi stessi cosa ci piace e cosa non ci piace, di conseguenza quando lo comunicheremo al partner sarà un modo per migliorare i nostri momenti di intimità. Quindi non siate timidi, non siate timide, dite al vostro partner cosa vi piace e cosa no, in modo tale da rendere l'esperienza più piacevole per entrambi. Bene, io vi ringrazio tantissimo per tutte queste domande. Vi invito a seguirmi sui social o a iscrivervi al canale per più contenuti di questo tipo. Io vi ringrazio se mi avete ascoltata fino a questo punto e noi ci vediamo ad un prossimo video.